Allora ragazzi, ciao amici, ciao mitici, Jotun, proviamo questo nuovo mega gioco del Jotun. Allora, carica mia, sto portando un sacco di giochi nuovi ragazzi sul canale, quindi seguitemi, iscrivetevi, mettete mi piace e commentate, ok raga? Ricordo sono del legno, l'impatto dell'acqua sul mio viso. La mia pelle gelava, non l'avevo mai provato prima. La nostra barca affondò. Verso la dea del regno del mare. La morte mi aveva raggiunto. Neanche la mia anima guerriera avrebbe placato la sete di vittime di Ran. Giunse l'oscurità. Quando però mi alzò, in un palazzo di alghe, la mia calma è nel silenzio. Ah, non nel palazzo di alghe, ma nella calma e nel silenzio. Bello. Allora, questo genere cartonoso, ragazzi, a me piace un botto, eh. Allora, X fai sci. Cerchio dalla spadata. Là là, il triangolo ci mette mezz'ora a farla, eh. Oh! Bello! Bella sta cosa che si allarga. Yggdrasil. Ecco qua, Yggdrasil. Yggdrasil. Sembra a Brasile. Yggdrasil. Come? Bello sta cosa che fa la visuale lontana, eh? Mezz'ora a passare il ponte. Ci sta. Adesso si avvicina alla visuale. Bello. Bello. Grotta. Ah, proprio così. Che figata. I carri porti parla fino a Einarum. Tega kun hefur verið fundin. Ræður þú hvort þú heldur áfram að kanna svæðið eða snýrð aftur í ginnungagang. Allora, pensavo che era così, eh. Ai, ai, ai. Cos'è sta roba? Che cos'è? È roba buona o roba brutta? No. Bah. Oh. Oh. Ah, questo è il... Secondo me questa è roba buona. E questa non è roba buona. Però... Però non carica, non carica. Sarà anche roba buona, secondo me, ma non carica. Vediamo. No, non sembra che carica la vita. Invece quelli te la fanno perdere. E lo sapevo all'inizio, eh. Allora, il gioco non spiega nulla, eh. In Helgi Mímis Brunnur, þar sem ég fórnaði auga mínu,
Ripristina la sua vita e i poteri. Ah, mi ha ripristinato la vita. Fico. Che guardo. Allora, c'è destra e sinistra. Secondo me la parte iniziale l'ho fatta e me la salvata. Oppure quello in mezzo era la parte iniziale. Queste forse sono due parti extra. Porca loca. No, sono infinite, mi sa, queste cose. Quindi noi andiamo avanti, questo è fatto. Dovevano far prendere un po' di vita ogni piantino qui che salta fuori. E mo? Quasi segato, eh? Questa roba che si aprono. Magari per il mondo. Oh, cosa fa? Cosa fa? È stata conferita la guarigione divina. Regina Asgard. È un po' un gioco concettuale, eh? Fico, mi piace. Ti allunga la vita. Grazie. Berntari gullnu eplana og eilífrar æsku aðstoða þig. Finndu ávexti hennar til að lengja líf þitt. Sono molto belli i giochi che non ti spiegano nulla, però da una parte che non c'è il tutorial che rompe le scatole. Dall'altra non sai far nulla, quindi forse è meglio il gioco con Dodoria. Ma dai, mi hai preso la sprovvista. Porca loca. Adesso ritorniamo là.
L'attacco pesante davvero, davvero ci mette 30 anni. E quindi dobbiamo fare la parte di qua. C'è il bivio. Porca loca. No, così. Porca mazza. Sei riuscito a fare una buona impressione su di lei. Marona. Dimmi che carica da lì. Non da capo, ti prego. Vabbè, ci sta. E l'importante è che i punti che ho fatto rimangono. Bravissimo, questi giochi mi piacciono. Allora andiamo un attimo di qua e vediamo un attimo come fare. Attivato. Desir potrebbe rompere il sigillo di tumulo, orco giura. Questi che dovrebbero dare anche magari un pelino poco ma un po' di vita, eh? Sarebbe stato più figo. Forse... Dai, vuoi dire che era il passaggio identico con l'altro... a quella testata? Sì, sì. Non ci ho fatto caso che c'era il passaggio. No, adesso devo passare in mezzo ai bronchi qua. Porca loca. Bam. Oh. Dai, questo lo fa. Questi sono usciti dopo, eh. Chi dei sanno cosa riposa sotto questo tumulo? Cosa riposa? Oh! Boh, questo sta diventando sempre più grosso. Ancora più grosso.
Possa questa seconda morte darti finalmente la pace. Sì. Quindi ho sconfitto il boss gigantesco. Ah, qua non c'è nulla. Ma qui dritto per dritto ero andato io. Non lo so, sapete? Prima di andare avanti. No. Se sono stati scolpiti i nomi di chi ha combattuto per il clan del Trono del Lotto. Figo. Quanti? Ah, era solo questo. Bello. Andiamo un attimo a destra, perché questi giochi io lo so già che poi ci nascondono qualcosa negli angolini. Ecco qua, allora. La runa di Gera. Piena l'esplorazione e torna a Jinnungagap. E Dugaz, sto Jinnungagap. Jinnungagap, il vuoto. Ma questo è Jinnungagap. Per affrontare i poteri di Jotun, trovare le rune nascoste dei regni. Una porta. Allora, vita. Oh, povera Rosellina. Dai. Ah.
è tutto fatto di mostri. Questo è grosso, questo è molto grosso. Caspita, caspita. Sei arrabbiato? Ah, ma in mezzo mi branca sempre dentro. Porca loca. Dai! Dai, ma dai. Dai. Mi ha preso dentro la piantina lì. Allora, le cose sono poche, quindi Marco, non è che fa tanto. Destra, a tre quarti, mezzo, sinistra, sinistra. Allora, ma... Ah, ha buttato giù un po' più veloce. Oh. Dai, ma sta sempre fermo, sto scemo unito. No, cazzarola. Ok. Orca via. No. No, cazzo. Nebbia. Cazzo, no, no, no. Dai, dai, no, la nebbia. Ah.
Proprio incavolata questa qua, assurdo, eh. Assurda, è assurda, assurda. No, devo aver usato per sbaglio un carica, eh. Questo inizio deve essere facile, però. A quanto sembra non è facile. Adesso urla. Ecco qua. Sto scemunito. Mi branca sempre dentro. Lentissimo, eh. Via, ma te lo devi ricordare quando c'è la nube. Raga, non mi ricordo. Alla destra, tre quarti, centro, ma schivalo magari. Mamma mia, raga. Dai, qui è impossibile. Cioè, guarda come cazzo mi butta fuori. Scemo di tutto. Dai. Ah, è lento, ragazzi, non potete capire quanto è lento. Poi non mi ricordo le fasi. Il bello di questi giochi qua, no? Che se voi ricordate le fasi, ti ricordi che la prima parte fa così, la seconda fa così, la terza. Io, raga, non mi ricordo niente. È una cosa incredibile. Lo faccio adesso, fra un minuto non mi ricordo nulla. Niente, è proprio come se non ci fosse un domani, non devo farglielo. Ok, adesso lui fa destra, sinistra. Oh, nube tossica. Via, 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 via. Ok, qua non mi prende, perfetto. Adesso torniamo, lui fa destra, qua, poi fa questo, e adesso io vado a prenderlo a legnate. Ok, nube tossica. Perfetto. Destra, centro. E qua. Thank you.
Sí. Hai fatto una buona impressione sugli dèi. Wow. E questo era tosto, eh. Questo era tosto. Credo che saranno tutti così le cose di questo gioco, credo, eh. Il mio nome è Tora e sono una guerriera. 9 notti tempestose dopo la mia nascita, mio padre mi diede il nome di Dio del Tuono. Mio padre era il capo del nostro villaggio. Insieme a mio figlio, a suo fratello e mia faccia, ha viaggiato per mare e grandi crudari. Salire a bordo dei Kraken Drakkar. E questo adesso cosa devo fare? Vabbè, allora diciamo che abbiamo fatto quella, adesso manca quello, quello e quello e quell'altro. Continua, torna al ginnopulo, esci. Torna al ginnopulo, che cos'è? È qua. Ah, figo. Ok ragazzi, dai, per il primo approccio, il primo appuntamento, la prima parte, il primo quello che volete voi di Jotun, non è male, non è male. Ci ho messo un po' a sconfiggere la tipa, ma non è per niente male questo gioco. Dai, continuiamo. Con le altre parti seguite il mio canale YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok e Twitch, le live su Twitch, assolutamente, mi raccomando, iscrivetevi al canale mio di Twitch, Marco Drums Games, lascio il link in descrizione e soprattutto anche qui su YouTube, iscrivetevi al mio canale. Ciao ragazzi, alla prossima, da Jotun e Marco Drums Games Channel. Ciao mitici!